Come regolare infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo solo di abitazioni private, di infissi per abitazioni private, con il sistema Bisacchi. Come si regola una finestra in PVC? Prima di tutto diciamo che una finestra in PVC è più soggetta a regolazioni rispetto a un altro materiale perché ha delle dilatazioni e tra estate e inverno, tra i vari mesi dell'anno, che fanno muovere la finestra, la fanno calare, la fanno spanciare, la fanno incurvare. Per regolare la finestra bisogna essere un po' portati al fai da te e bisogna sapere molto chiaramente quello che si sta facendo, perché ci sono dei nottolini nel perimetro della ferramenta che consentono di rendere più fluido il meccanismo, ci sono delle viti nelle cerniere che consentono di alzare da sotto o di spostare in questo senso le ante, ma se uno non sa quello che sta facendo e sposta la vite sbagliata rischia o di bloccare la finestra e magari la falsa manovra, quella che va praticamente a inibire l'anta ribalta, non permette più l'apertura della finestra, o nel caso peggiore, se uno allenta la vite di una cerniera la finestra può cadere, e le finestre in PVC al giorno d'oggi che hanno almeno un vetro doppio sono anche molto pesanti, oltre al danno economico è anche molto pericoloso per le persone. Io consiglio, a meno che uno non sia quasi del settore, cioè ad esempio uno che monta mobili sa come è fatta una cerniera, potrebbe farlo, ma se uno è un farmacista, un commercialista, un avvocato, cioè è meglio che non si metta a regolare una finestra, è meglio che chiami un'azienda che possa fare un servizio di manutenzione. Noi abbiamo, per dire, un servizio di manutenzione che lo proponiamo ai nostri clienti qui della zona. Se sei in giro per l'Italia e hai bisogno di qualche consiglio perché magari non trovi l'azienda giusta, perché magari vuoi condividere lo schermo con una video telefonata per far vedere il tipo di problema, abbiamo ideato un servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Puoi saperne di più su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza. Ciao e al prossimo video.